Non sarà però la stessa cosa di prima. La parte bella della scuola un po'... Manca. Sì. Vabbè, comunque il divertimento tra compagni, lo stare vicini, la ricreazione in giro, vedere gli altri, un po' manca. Mancherà questa cosa. Diciamo che è rimasto un po' il brutto della scuola, tra virgolette. Però va bene così per ora. Primo giorno di scuola, ma non per tutti. A Catanzaro si entra in classe nelle scuole superiori, ma cancelli chiusi fino al 28 settembre per elementari e medie, dopo l'ordinanza emanata nel pomeriggio di ieri dal sindaco Sergio Abramo. Un rinvio legato alla necessità di completare l'adeguamento delle aule e la sanificazione dei locali dopo l'utilizzo di alcune scuole come seggi per il referendum. L'emozione resta comunque tanta per studenti e docenti che tornano a fare lezioni in presenza e non più attraverso il monitor di un computer. È veramente una grande emozione vederli di nuovo nella nostra scuola, è una grande emozione pensare che questo lungo periodo di distanza sia finito ed è anche molto veramente un appello, come dire, anche a un po' di ottimismo che speriamo modifichi nella sostanza anche il nostro atteggiamento rispetto al Covid. Tenere alta la guardia non significa non essere veramente convinti che la scuola possa e debba riprendere il suo ruolo centrale nella formazione dei nostri ragazzi. Se le scuole hanno predisposto misure organizzative impeccabili per garantire il distanziamento e le lezioni in sicurezza, prima dell'ingresso è difficile per i ragazzi rinunciare agli abbracci e alle manifestazioni di affetto. Siamo un attimo disabituati perché stare tanti mesi a casa alla fine, però alla fine siamo contenti perché era da tanto che non tornavamo. Sì, è contentissimo. Si vede, no?